need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Festival degli NC Awards. Con questa giornata di giuria si apre la 3 giorni di evento, tutto il live streaming e tutto dedicato alla migliore comunicazione olistica. In programma oggi abbiamo le Digital Live Presentation dei Brand Loyalty Awards, che raggiungono la 4ª edizione, e degli NC Awards, che tagliano il traguardo della 15ª edizione. Domani invece avremo una ricca rassegna di contenuti, tavole rotonde e talk a partire dalle 2:30, ovviamente, del pomeriggio. Mentre il gran finale sarà giovedì 27 con la cerimonia di premiazione. Permettetemi un ringraziamento particolare allo sponsor e ai partner che hanno reso possibile questo evento e voglio iniziare con National Geographic, il gold sponsor, che ha scelto di supportare e quindi anche sopportare questa edizione del premio. Abbiamo un contributo video, vediamolo, grazie. Crediamo che quando le persone comprendono meglio il mondo, cominciano davvero ad occuparsene. Il pianeta conta su di noi. National Geographic, da 133 anni, ispira l'esploratore che è in tutti noi, attraverso le storie dei più brillanti scienziati, esploratori, fotografi e registi del mondo. Il rettangolo giallo è un portale per esplorare i confini più lontani della Terra e oltre. Una nuova generazione di eroi ci sta mostrando cosa deve essere fatto. Ogni storia intrattiene, illumina e permette di comprendere meglio il proprio posto nel mondo. Esperienze reali attraverso TV, riviste, viaggi, libri, video, eventi e piattaforme digitali e social. Ogni anno il 27% dei nostri proventi finanzia centinaia di progetti di scienza, ricerca, conservazione ed educazione. Un circolo virtuoso di narrazione ed esplorazione che ispira le persone ad agire, illumina la loro prospettiva e diventa la scintilla per nuove idee. E con le media partnership, attraverso una forte collaborazione con il nostro brand, apriamo nuove strade ad una comunicazione ancora più efficace e sostenibile. Il nostro viaggio è appena cominciato. Unisciti a noi e con noi vai oltre. Sono particolarmente felice di avere questo sponsor perché queste immagini ci fanno tornare la voglia di viaggiare e grazie al cielo, se tutto andrà come deve andare, sarà possibile farlo molto presto e quindi potremo riscoprire le bellezze del nostro pianeta. Vedo un collegato Emanuele Landi, Director at Sales and Partnership di The Walt Disney Company. Allora Emanuele, a te la parola per un breve saluto e per spiegarci il senso di questa partnership che dura da così tanto tempo. Innanzitutto grazie Salvatore e ciao a tutti. Ci sono molte facce conosciute che ritrovo con grande piacere, anche se purtroppo siamo collegati virtualmente, ci prenderemo un caffè la prossima occasione. Veramente un abbraccio a tutti. Sì, sono tanti anni che facciamo questa sponsorship perché nel panorama italiano è un evento, come dire, uno dei pochi eventi in cui ci si può confrontare fra aziende, in cui si possono avere efficaci e proficui scambi professionali, personali, veramente un momento importante, anche un momento importante di celebrare la creatività, che è il motivo per cui facciamo questo lavoro. La prima volta quest'anno sotto il cappello del Walt Disney Company, National Geographic anche è transitato sotto questa grande società di cui sono orgogliosamente rappresentante. Ed è quanto mai significativo che abbiamo scelto questo brand fra i tanti che gestiamo per testimoniare la nostra presenza quest'anno all'NC Award. Perché? Perché ovviamente il tema della salvaguardia del nostro pianeta, di una vita vissuta meglio, più responsabilmente, ci ha toccato e ci sta toccando tutti da vicino. Come avete visto, non sono più temi lontani che uno vede come una sorta un bel cinema che vede da casa, ma sono temi quanto mai presenti in maniera strettamente legati alla nostra vita quotidiana, e quindi celebriamo questa giornata di oggi con questo grande marchio e spero che ci condurrà attraverso, insomma, questo lavoro che dobbiamo fare oggi
nel giudicare anche tante iniziative in questo senso. Quindi grazie a tutti e buon grazie lavoro a tutti. Grazie Emanuele, noi. Grazie. Allora mi corre anche l'obbligo di ringraziare con lo stesso entusiasmo gli altri partner che sono Noraneco Produzioni per i creative contents, YEG per la regia, Giochi di Luce e TMP Group per la produzione tecnica, Factory Nolo per la bellissima location del festival dove ci troviamo in questo momento e Pointex per le cover personalizzate per mascherine FFP2. Allora, ricordo infine che la cerimonia di premiazione, mi fanno segno, che si terrà in diretta da questi studi di Factory Nolo proprio giovedì 27 dalle 18:30. Hanno paura che me ne dimentichi, quindi ogni tanto lo dovrò ricordare. Ma entriamo nel vivo, introducendo il nostro fiore all'occhiello, la giuria. Ben 44 sono i giurati collegati, se possiamo fare vedere ecco il mosaico con i loro volti, 44 persone che appartengono a tutte le industrie dell'economia, quindi rappresentano bene il tessuto economico e della comunicazione dell'Italia. Mi piacerebbe salutarli uno a uno, ma sono veramente tantissimi, abbiamo forse un elenco che possiamo far vedere e chi riuscirà a leggerlo tutto in 3 secondi riceverà un premio speciale degli organizzatori. Detta questa stupidaggine, voglio soltanto dire che quest'anno la scelta di affidare la conduzione della giuria è ricaduta su una donna che stimo molto e vorrei dare quindi il benvenuto al presidente Isabella Matera, Head of Corporate and Commercial Communication di Wind3. Benvenuto Isabella, gli applausi li senti soltanto virtualmente, l'anno prossimo speriamo anche dal vivo. Appunto, benvenuto, oggi tu sarai una mia compagna di viaggio, abbiamo visto National Geographic, il viaggio nelle emozioni delle campagne di comunicazione che vedremo e che avete già peraltro selezionato nelle settimane scorse. Allora, innanzitutto volevo chiederti un'impressione che hai ricavato vedendo le campagne selezionate e poi vorrei che tu dessi un'indicazione ai tuoi colleghi nel loro difficile lavoro di giudicare appunto le campagne finaliste. Benissimo, intanto buongiorno a tutti, buongiorno ai giurati, buongiorno a chi è collegato e grazie, è un onore, un piacere ed è sempre un'emozione partecipare agli NC Award. Quest'anno con questa edizione ancora ibrida, che invece deve essere uno stimolo per l'anno prossimo per incontrarci, rivalutare insieme le campagne, ma intanto abbiamo questa occasione di confrontarci qui e di rivedere insieme il lavoro di un anno difficilissimo, un anno complesso tra aperture e chiusure e le comunicazioni che non si sono mai fermate. E i progetti in shortlist che abbiamo già visto sono tutti progetti di altissima qualità, un altissimo livello, come appunto la giuria che è rappresentata nel mosaico. Io mi aspetto una giuria un po' rock and roll, per non dimenticarlo ho anche scelto esatto, la maglietta giusta. Bene. Quindi partecipativi, energici, ma anche concreti, perché dobbiamo sempre avere un occhio ai risultati. È stato un anno in cui abbiamo riscoperto il purpose, abbiamo riscoperto i valori delle aziende, è stato importante comunicarli, però i risultati e i KPI ci guidano, guidano la creatività e la creatività guida i risultati. Quindi insieme valuteremo tutti i progetti in gara con questi parametri. Bene, grazie. Anch'io mi volevo presentare in versione Maneskin, ma per limiti anagrafici ho preferito non farlo. Penso un omaggio anche ai nostri ragazzi. Assolutamente sì. Allora, iniziamo questa giornata quindi di giuria. Ricordo che le sessioni saranno due, una dedicata, la prima è Brand Loyalty Awards e la seconda agli NC Awards che inizieremo questa mattina e che porteremo avanti nel pomeriggio fino alla discussione finale. Ricordo brevemente il format delle presentazioni, ossia ogni progetto in gara viene presentato con un video seguito da 2 minuti di speech da parte dell'agenzia concorrente per finire con 2 minuti di domande e risposte che i giurati vorranno porre ai candidati. Ricordo ai giurati di prenotare le proprie domande già durante la proiezione del video. E per alzare la manina di Zoom dovete andare in reaction
e cliccare appunto sulla manina così che la regia possa vedervi e passarci le domande, i nominativi delle persone che vogliono intervenire. Ne aspettiamo tantissime. Ecco, infatti, questa è una cosa molto importante, l'interazione con i concorrenti. Allora, concentriamoci, Isabella, adesso sulla quarta edizione dei Brand Loyalty Awards. 10 erano i progetti in gara, tra i quali i giurati hanno selezionato 6 finalisti che si contenderanno il podio assoluto, ossia il Grand Prix. Ogni progetto dei Brand Loyalty Award dovrà essere quindi valutato con un unico voto da 1 a 9 e quindi giurati appuntatevelo che poi dovrete esprimere il voto sulla piattaforma alla fine della visione di tutte le campagne. Isabella, vogliamo dire velocemente quali sono i criteri di valutazione del Brand Loyalty? Li sintetizzo: Insight, Customer Experience ed Execution, Omnichannel Approach, Data Management e Performance, Technology e Communication Approach. Perfetto, grazie Isabella. Allora, possiamo iniziare con la prima campagna. Il titolo è Il concorso che sai già come va a finire, iscritto da Advice Group per il cliente Gruppo Bauli. Vediamo il video. Ah, buon di motta. La colazione golosa e leggera. Continuereste a mangiarla sapendo che ha 5G. Ci mancava il complottista. Per coinvolgere tutti i suoi clienti, anche i più complottisti, Buondì ha lanciato il concorso Che sai già come va a finire, o forse no? Un progetto mobile first che stimola l'ingaggio ricorsivo attraverso una meccanica semplice. Partecipi all'Instant Win e scopri se hai vinto. E se non è andata come speravi, partecipi all'estrazione finale. Il progetto è integrato all'interno di una promo data platform che mappa le informazioni comportamentali dei clienti e restituisce evidenze analitiche in tempo reale, a supporto delle vendite. Un progetto che ha registrato alti tassi di trust e un forte coinvolgimento del pubblico, svelando anche interessanti insight di mercato sulle preferenze e i gusti dei clienti rispetto ai prodotti della gamma. La promo data platform permette di costruire missioni personalizzate incrementando il cross-selling in tempo reale, sostenendo la promozione di nuove referenze e promuovendo azioni valoriali scollegate dai comportamenti di acquisto. Ma come? Pensavi davvero che fosse già tutto finito? Nel 2020 il gruppo Bauli ha lanciato una strategia di engagement che coinvolge tutti i brand del gruppo. Tante attività che favoriscono un ingaggio ricorsivo nel tempo per coinvolgere i clienti durante la loro quotidianità, ma anche in occasione di particolari ricorrenze. Tutto all'interno della stessa piattaforma, dove raccogliere gusti e preferenze del pubblico per costruire una strategia unica, che permetterà di ingaggiare nuovi utenti, dialogare con i già clienti, coccolarli e coinvolgerli in missioni comportamentali, stimolare acquisti cross-famiglia attraverso strategie di co-marketing e ideare nuovi progetti per rispondere alle loro passioni. Bauli, the smart promo e behavioral data strategy. Benissimo, abbiamo in collegamento Alessio Dirini, benvenuto, business developer di Advice Group. A te 2 minuti esatti, Alessio. Buongiorno a tutti, mi sentite bene prima di tutto? Forte e chiaro, vai. Benissimo, allora visto che ho poco tempo, un piacere essere qui, un piacere potervi raccontare questo concorso. Come avete visto, si tratta di un concorso Instant Win. Io vorrei andare oltre, nel senso che vorrei farvi capire come un percorso di Instant Win con estrazione finale possa diventare poi un percorso di loyalty. Un percorso di loyalty con 2 accezioni, all'interno del concorso e poi oltre il concorso. All'interno del concorso perché l'utente non dialoga con il brand, con la marca soltanto attraverso l'acquisto giocando il codice univoco, ma dialoga attraverso altre missioni, attraverso un codice d'ingresso quando ti registri, attraverso la possibilità di dopo 3 codici avere un codice in omaggio in più, essere ingaggiati attraverso modalità digitali, attraverso modalità cartacee. Quindi tutto l'ecosistema che circonda il consumatore era in qualche modo uno strumento per poter essere ingaggiato nel programma. Un programma in cui, come avete visto, c'erano tante attività anche di upselling e cross-selling, proprio perché il codice univoco permetteva di mappare quello che l'utente stava acquistando in tempo reale e quindi potergli dare un consiglio su che cosa, come poteva avere più possibilità di vincita.
C'è un secondo fattore, la loyalty oltre il concorso, perché come il video spiega, questo concorso è inserito in un panorama molto più ampio, in un progetto di smart data, di behavioral data platform. Cioè, che cosa vuol dire? Che tutto l'ecosistema promozionale atterra in un'unica piattaforma che mappa tutto quello che succede. Mappa non soltanto se l'utente ha partecipato al concorso Bondi, come in questo caso, ma per esempio anche se passa ai concorsi della ricorrenza, delle uova di Pasqua, su Bali Prasan. E soprattutto non mappiamo soltanto le metriche diciamo di acquisto, ma anche delle metriche comportamentali, se partecipi alla survey, se inviti un amico. Quindi cominciamo a matchare delle metriche che non venivano prima matchate, e quindi costruiamo dei cluster comportamentali nuovi. Vanno un po' oltre la classica attività di ingaggio, e quindi tante attività di ingaggio diventano un programma di loyalty senza punti, senza soglie. Grazie Alessio, grazie. Allora, chi della giuria vuole rompere il ghiaccio facendo la prima domanda? Non vedo collegato al momento nessuno. Isabella, eccomi, questo è il tuo momento. La mia domanda è: quanti coupon sono stati scaricati rispetto a quelli distribuiti? Allora, le percentuali sono leggermente differenti perché si trattava sia di buoni cartacei che di buoni digitali, quindi come potete immaginare sono differenti. Quello che sicuramente è un KPI molto importante è che su fatto 100 gli utenti che avevano la possibilità di utilizzare questi codici, il 20%, il 21% per essere più precisi, ha utilizzato il coupon, il codice diciamo univoco di ingresso. Che è anche uno dei motivi, aggiungo, per cui si può giustificare quel più 190% del tasso di engagement rispetto all'anno prima, allo stesso concorso, nello stesso periodo, perché c'erano più possibilità di essere ingaggiati, non solo fuori dal punto vendita. Bene, grazie Alessio. Io, se posso chiedere una delucidazione, cioè fare una notazione, ho apprezzato molto di questa campagna un approccio veramente olistico anche alla loyalty, no? Cioè avete messo a fattor comune anche tutti gli elementi di comunicazione che girano intorno a questo brand, e questo ha aiutato, immagino, no? a fare più breccia presso i consumatori, o no? Assolutamente, direi che il concetto di loyalty oggi è proprio questo, cioè è un po' forse vecchio il concetto della loyalty legata soltanto ai punti, alle soglie premio. Mentre loyalty è tutto quello che l'utente può dimostrarti. Posso dimostrare di essere fedele al brand perché acquisto sicuramente, perché acquisto tanto, perché acquisto con tanta rotazione, perché ho acquistato recentemente, ma posso dimostrare di essere fedele per tante altre cose, perché come vi dicevo ho invitato degli amici, perché sono in qualche modo un brand ambassador. E di tutto questo ovviamente occorre tener conto in dei progetti, anche in un semplice programma di engagement come questo, o in una serie di programmi di engagement che vengono ripetuti durante l'anno. E perché? Perché più conosciamo i nostri clienti, meglio possiamo comunicare con loro. Grazie. Meglio possiamo inviare delle comunicazioni personalizzate. Scusa se ti interrompo Alessio, abbiamo un po' sforato e dobbiamo andare avanti. Allora, grazie Alessio, passiamo alla prossima campagna. In questo caso il titolo è Greeners, il concorrente è Advice Group, per il cliente Sorgenia.
Bene, siamo sempre in casa Advice, abbiamo cambiato stanza e persona. Questa volta collegato abbiamo Lorenzo Usai, business developer di Advice Group. A te 2 minuti per raccontarci meglio questa campagna. Grazie mille a tutti e buongiorno a tutti quanti. Allora, Greeners è un progetto che ha una fortissima connotazione innovativa sia dal punto di vista tecnologico che di data analysis. È un vero manifesto che Sorgenia vuole promuovere in termini di sostenibilità ambientale, di cui di fatto il brand se ne fa portavoce. È una community singolare perché le sorprese, i green coins, i punti che si accumulano con il tempo si ottengono solo se gli iscritti scelgono di avere dei comportamenti sostenibili e quindi di carattere virtuoso, capaci di proteggere e tutelare il pianeta in ogni azione, in ogni richiesta che il brand rivolge alla propria community. I membri quindi sono invitati a scoprire la propria carbon footprint sin dal primo accesso in applicazione mobile e in area riservata sul sito di Sorgenia, che di fatto determina la propria impronta ecologica e quindi la capacità di misurare la produzione di anidride carbonica determinata dallo stile di vita dei singoli utenti. Abbiamo quindi differenti livelli e missioni con le quali gli utenti vengono coinvolti, non solo di carattere transazionale, quindi associate all'atto di acquisto di un prodotto, di un servizio che il brand può offrire, ma soprattutto di carattere valoriale legato al comportamento sostenibile dei clienti stessi. I Greeners quindi descrivono uno storytelling che inizia sicuramente dal nome della community, i Greeners, per poi atterrare sul disegno strategico e sul valore che viene riconosciuto e restituito ai clienti attraverso i vantaggi e le premialità che anche qui in questo caso hanno una connotazione fortemente green. Aiuti quindi per efficientare al meglio la propria casa, donare valore accumulato in iniziative di carattere sociale o ambientale o con impatto sul territorio, o ancora promuovere iniziative ad esempio di forestazione. E si vuole quindi introdurre, o meglio indurre, un comportamento sempre più loyal con i clienti di Sorgenia, che vengono di fatto guidati verso una prospettiva sempre più consapevole, sempre più verde e sempre più sostenibile. Sostenibilità che di fatto diventa il principale driver dell'innovazione per Sorgenia, non solo intesa come strumento di social responsibility, ma anche come segno di come il brand può attribuire del valore alla qualità della vita dei propri clienti, un elemento che connota fortemente questa cosa. E qui ci dobbiamo fermare. Lorenzo, scusami, abbiamo sforato qualche secondo per dare spazio alle domande della giuria, che al momento è ancora un po' tipidina. È un po' timida la giuria, timida, nonostante insomma siamo già entrati nel vivo delle presentazioni. Allora, abbiamo una nuova generazione, i Greeners, quindi tema assolutamente attuale, peraltro tutti ne parliamo, ma Sorgenia si è già attivata per un'esperienza attiva dei clienti. Isabella, abbiamo una domanda da parte di Lucio Attinà di Alitalia, giusto? Prego. Buongiorno, sì, di Mille Miglia. Buongiorno. Mille Miglia. Buongiorno Lorenzo, Advice è una garanzia. Sì, Advice è una garanzia quando si parla di piattaforme di loyalty, quindi non mi sorprende il lavoro egregio che hanno fatto. Sarò curioso e sono costretto a provocare perché non avete indicato il budget, che invece è un elemento che ci permette di raffrontare i risultati con lo sforzo profuso. Siete già sul podio per me, però per entrare finalmente in medaglia d'oro avremo bisogno di quel dato. Con domande molto ficcanti, come si può dire. Prego. Non so quanto possa essere, sono sincero, quanto possa essere condiviso in questa sede. Diciamo che possiamo orientarci su dei valori, se parliamo da associare a quanto viene assegnato su Montepremi, su una base clienti che nota, che è quella di Sorgenia, che oscilla tra i 5 e i 700k circa dal punto di vista della premialità, quindi dal ritorno del valore che viene riconosciuto ai clienti stessi di Sorgenia. Benissimo, raccogliamo l'ultima domanda da parte di Antonio Verrastro di Twinings Italy. Velocissimo. Sì, buongiorno. Perfetto, volevo capire un po' meglio in termini di obiettivi, perché mi sembra un'operazione molto orientata alla costruzione, al rinforzo della brand equity. Volevo capire se ci sono degli altri meccanismi tramite la loyalty per arrivare a determinati invece risultati sul business.
Assolutamente sì, tipicamente ogni attività che andiamo a svolgere sia sul settore dell'energia che altri settori legati all'ambito dell'insurance, del banking o del fast moving consumer goods sposano sempre e matchano quelli che sono i due elementi fondamentali da un, cioè un primo punto di vista, aspetti di carattere relazionale e comportamentale, quindi tutto ciò che mi permette di conoscere al meglio gli utenti. Dall'altra parte sicuramente anche per merito di questa conoscenza quello di introdurre delle dinamiche che supportino lo sviluppo del business e quindi gli obiettivi del brand. Quindi non solo business, ma anche elementi di raggiungimento di obiettivi rispetto alle singole fasi del ciclo di vita dell'utente. Quindi parleremo anche di elementi legati al potenziamento della retention, piuttosto che a supporto di iniziative di child prevention. Benissimo. Quindi, assolutamente sì. Grazie, grazie. Dobbiamo passare alla prossima campagna che pregherei di presentare, pregherei appunto Isabella di presentare. Fra l'altro l'agenzia presenterà questa e quella successiva, per cui a te l'onore di introdurla. Procediamo con la presentazione di Coccole Pampers, il concorrente che ti do e il cliente Father Group. Ci colleghiamo dopo con sì, Federico. Dopo il video, dopo il video. Eccoci, prego. Sì. Allora, abbiamo collegato Federico Rocco, giusto? Partner di Che ti do, oppure ho visto l'immagine? No? No, va bene. Allora, io direi, siccome anche la prossima campagna, Isabella, è presentata... Ci sei? Ecco, c'è. Federico? Sì, ci sono. Ah, perfetto. Mi ero quasi spaventato, allora... A Federico, a te i tuoi due minuti. Di gloria. Ok, cercherò di sfruttarli al massimo. Beh, allora, innanzitutto questo progetto è un progetto che ci ha emozionati fino proprio dal brief, perché effettivamente quello che il brand ci ha chiesto, quello che Pampers ci ha chiesto, non è quello di strutturare un progetto di loyalty, né un concorso, né un'attività per ingaggiare i consumatori, ma quello di riuscire attraverso una piattaforma proprio di brand, una piattaforma di contenuti e anche premiale, stimolare nei confronti dei genitori un sentimento di gratitudine nei confronti del brand. E quindi questo è stato effettivamente, ci ha molto colpiti e ci ha portati a strutturare una piattaforma che iniziasse a connettere le persone innanzitutto dai contenuti, innanzitutto dai bisogni
innanzitutto dalle piccole sfide, dalle piccole incertezze che attraverso una piattaforma Analytics abbiamo raccolto man mano che le persone si connettevano, per poi trasferirli nei loro stessi confronti attraverso dei contenuti, degli stimoli, delle utilità, dell'expertise che lo stesso brand poteva mettere a disposizione, poi mixando l'elemento partecipativo, l'elemento anche transazionale, quindi gli acquisti, in una quotidianità con il brand che non fosse solo ed esclusivamente acquista e ti premio, oppure partecipa e vinci un qualcosa o guadagni dei punti, ma fosse relazioniamoci ogni giorno, avviciniamoci ogni giorno e cerchiamo di fare il meglio l'uno per l'altro. Crediamo che con questa piattaforma di essere riusciti veramente a costruire una relazione di lungo periodo fra brand e persona, mettendo al centro quest'ultima innanzitutto e cercando poi di strutturare un progetto che potesse aiutare il brand a conoscere realmente il sentiment, il bisogno della persona, per poi restituirgli valore ancor prima che qualunque altro premio. Grazie, così. Grazie. Grazie. Prego. Federico. Ho finito proprio in tempo. Meraviglioso. Sei stato perfetto. Abbiamo una domanda per te, te la fa Miriam Frigerio di Sorgenia. Sì, ciao. Buongiorno, ciao a tutti, ciao Federico. Allora, io ho due domande legate all'ingresso e all'uscita della community, cioè l'acquisto del prodotto è legato a una fase specifica della vita delle persone, in questo caso dei genitori. Sì. Iniziate prima, quindi già prima della nascita, e quindi mi interessava capire come avvicinate un potenziale acquirente che però ancora non sta comprando il prodotto Pampers all'app. E la seconda cosa invece, come gestite l'uscita, cioè a un certo punto finisce, no, l'età dei pannolini, la brutalizzo, la way out come gestite, cioè si interrompe, certo. Si lancia, grazie. Vai. Allora, giustissimo l'osservazione, nel senso che effettivamente noi abbiamo iniziato a tracciare un inizio di relazione fra la persona e il brand ancor prima che effettivamente iniziasse l'acquisto vero e proprio del prodotto. Quindi noi abbiamo strutturato un progetto tutto tondo, integrato con la parte di CRM, la parte di content production, per esempio di tutte le properties digitali del brand, dove la persona effettivamente inizia a connettersi al brand circa 36 settimane prima dell'inizio dell'acquisto del prodotto, ovvero noi abbiamo costruito una content production dove le persone attraverso un CRM settimanalmente iniziassero ad avere delle informazioni che fossero molto legate al loro al loro status, a un qualche cosa che ovviamente stava accadendo e che pian piano mutavano durante il loro ciclo di vita, e quindi con consigli, utilità, gli esperti del brand abbiamo pian piano agganciato le persone e abbiamo iniziato a relazionarci con il brand, con le persone stesse, scusatemi. Poi nel momento in cui ovviamente si passava ad un momento dell'acquisto, allora si riconfigurava tutta la piattaforma e si iniziava anche poi a dare dei suggerimenti per quanto riguarda questa l'acquisto del prodotto. Per quanto riguarda invece l'uscita, le persone nel momento in cui terminano in maniera naturale il consumo del prodotto hanno poi l'opportunità di donare i propri punti verso delle altre persone all'interno della community, possono congelarle piuttosto che possono poi restituirle alla comunità attraverso per esempio delle premialità che sono più di natura charity secondo le loro preferenze. Federico, abbiamo un'altra domanda? Sì. E ti prego di essere brevissimo nella risposta perché siamo già fuori tempo. Abbiamo Laura Schiatti di IKEA. Buongiorno. Ciao a tutti. Io sarò brevissima perché ho una curiosità. Beh, la piattaforma mi sembra molto completa e mi pare anche molto smart cominciare a creare una relazione prima del lieto evento. Questo mi sembra molto smart. Ho una curiosità. Voi avete parlato degli obiettivi della creazione di un senso di gratitudine verso il brand. Sapere con che KPI lo misurate, perché è veramente un aspetto importante, ma difficilmente misurabile.
Ma allora, innanzitutto, grazie per la domanda. Allora, noi innanzitutto facciamo proprio delle azioni di misurazione attraverso delle survey continue. Più o meno ogni due settimane c'è una survey di gradimento, dei contenuti, piuttosto che dei servizi che mettiamo a disposizione. Dopodiché, per esempio, una delle dei KPIs che andiamo a monitorare è, per esempio, il consenso alla profilazione che le persone danno con l'obiettivo di vedersi restituiti dei contenuti personalizzati. Siamo partiti da un consenso di profilazione veramente molto basso, oggi siamo ad un consenso di profilazione del 68% delle persone partecipanti che a fronte del condividere i propri dati, del condividere le proprie preferenze, ricevono un servizio, un'utilità personalizzato per i propri bisogni. Con questo noi andiamo effettivamente attraverso una serie di KPIs a misurare quanto le persone connesse alla piattaforma effettivamente stanno gradendo e stanno ritenendo rilevante quanto stiamo mettendo ogni giorno a loro disposizione, sempre con una logica di improvement. Chiudere, veramente abbiamo sforato i tempi. Prego Isabella, introduciamo la campagna successiva sempre. Restiamo sempre con Che ti do, piacere Lavazza. Eccoci di nuovo Federico, ancora due minuti. Mi raccomando, stiamo nei tempi, sì, vai. Promesso. Allora, diciamo che questo progetto effettivamente ci ha entusiasmati fin dall'inizio, direi, nel senso che avevamo davanti un brand dove un caffè su due nel mercato italiano è un caffè Lavazza, e quindi provando a esplodere i momenti di consumo, momenti di interazione fra persona e brand, ci siamo immaginati quanti momenti potevamo effettivamente condividere con le persone dall'altra parte in termini di relazione, momenti anche di contatto. Ecco, quello che noi abbiamo fatto effettivamente, e qui effettivamente c'è l'elemento innovativo da un punto di vista di progetto, è quello di pensare di mettere la persona al centro e di costruire una serie di dimensioni, ovvero la dimensione del cliente, dove la persona stessa è cliente di una serie di canali diversi, che il bar, la grande distribuzione, le vending machine,
anche le macchine connesse e i negozi specializzati in ultimo. Però dall'altra parte il nostro obiettivo era renderlo comunque un consumatore fedele Lavazza. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'applicazione che si integra con tutti i touch point della journey della persona, dall'opportunità di tracciare i vari acquisti e di profilare, di personalizzare i contenuti a disposizione, i contenuti branded a disposizione che il brand metteva a disposizione fra tutti gli ambiti che presidiava, e di far ricevere alla persona diciamo una premialità per i momenti di connessione con il brand, ma una premialità che fosse poi ripartita in esperienze che il brand poteva abilitare nel mondo dello sport, nel mondo per esempio del food e in tutti gli ambiti in cui il brand Lavazza potesse essere rilevante per la persona stessa in maniera trasversale. Perfetto. Rispetto a tutti i canali. Grazie Federico. Roberta Gambino, Swinkle Family Brewers Italia, una domanda per Federico. Ciao Federico, ho trovato molto interessante il programma di loyalty di prima che questo, e proprio per aiutarmi diciamo a definire meglio, riesci al di là dei download, ci puoi dare qualche KPI aggiuntivo, quante sono state le persone effettivamente coinvolte, al di là di quanti hanno scaricato, secondo almeno a me potrebbe essere utile per giudicare meglio. Le persone coinvolte sono state molto vicine al numero dei download che vedete, nel senso che questo ci rende particolarmente orgogliosi, perché è stato anche molto interessante la logica con le quali sono state coinvolte, nel senso che è stata lanciata una campagna che diceva: bene, oggi il caffè lo offre Lavazza, fai il download dell'applicazione, registrati, geolocalizzati, trova il bar più vicino a te e vai a redimere il primo caffè che sancirà la relazione fra consumatore e persona. Quindi questo effettivamente è stato un buon inizio, che poi ci ha consentito, attraverso proprio il concetto della geolocalizzazione, il concetto della personalizzazione dei contenuti, di poter seguire la persona e stimolarla quotidianamente con delle piccole missioni che fossero: registra l'acquisto delle capsule al supermercato, registra il caffè, e quindi effettivamente l'ingaggio è stato abbastanza ampio. Tutto il giorno è del cliente, quindi abbiamo un'altra domanda per te, Federico, da Enrica Seregni di Danone. Sì, buongiorno Federico, complimenti per entrambe le case. Io avevo una domanda. Grazie. Proprio legata all'Everywhere, che è il cuore di questa case. Avete dati per capire se ogni singolo luogo ha avuto lo stesso successo o se invece un'app di loyalty così complessa è stata meno interessante in qualche luogo specifico rispetto a un altro momento della customer journey dei nostri consumatori? Allora, diciamo che noi abbiamo scelto un bel momento per lanciarlo, no? Nel senso da un punto di vista di journey, oggi stiamo iniziando a raccogliere i dati un po' più rilevanti, perché effettivamente il lockdown ha impedito di poter tracciare in un periodo sufficientemente lungo quanto potessero essere i gradi di influenza. Oggi noi stiamo vedendo, lo abbiamo già visto prima del lockdown, lo stiamo rivedendo oggi, che effettivamente le persone che sono dei citizen della piattaforma di loyalty stanno avendo molta trasversalità sui vari touch point in termini di utilizzo. Quindi sicuramente il mondo del bar e il mondo del consumo a casa fanno da padrone. Stiamo iniziando, vedremo per esempio su tutta la parte di vending machine, man mano che saranno abilitate, che c'è molto interesse da questo punto di vista, però sicuramente i punti preferenziali e più tradizionali sono quelli che inizialmente vengono mappati meglio. Gli altri sono di stimolo per continuare la propria esperienza di consumo e di fedeltà. Perfetto. Allora, se non ci sono altre domande, passerei alla campagna successiva. Qui è un crescendo, veramente. Non invidio la giuria nel dover scegliere poi il Grand Prix tra queste campagne. Siamo alla quinta campagna, My Game Room, il concorrente QMI, il cliente Juventus Football Club.
Siamo collegati con Daria Antonini, Chief Commercial Officer di QMI. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, parliamo di My Game Room, che è insomma, un progetto che si inserisce all'interno della strategia di posizionamento di Juventus, è una strategia cominciata già da diversi anni. Con l'obiettivo appunto di passare da club sportivo, club di calcio a entertainment brand, quindi una lifestyle company a 360 gradi. In pieno stile Juventus e quindi in pieno stile Liva Ed, questa piattaforma unica nel panorama italiano è stata sviluppata, quindi la chiave con cui l'abbiamo voluta sviluppare è stata proprio con l'obiettivo di intrattenere, non solo trattenere i supporter di tutto il mondo. È una piattaforma multilingua e nasce proprio con l'obiettivo di tenere coinvolti appunto un pubblico internazionale e trasformarlo, obiettivo ovviamente non secondario, in un database. È una piattaforma loyalty, insomma, che non definirei loyalty ma di engagement, viva, che si adatta alle situazioni, si adatta alle esigenze e permette anche a Juventus di sperimentare diverse meccaniche. I due esempi che avete visto anche nel video, ad esempio Your Icon, in un'attività sviluppata in pieno lockdown, è servita a supportare e amplificare il lancio della nuova Icon, coinvolgendo anche un pubblico, un'audience diversa rispetto a quello dei semplici appunto tifosi, ma coinvolgendo anche designer o anche bambini, perché dava la possibilità di ridisegnare il logo. Un'altra attività importante, insomma, di cui volevo accennare in questi due minuti è J-Offs League, che è un'attività che coinvolge i fan club di tutto il mondo e li fa sfidare tra di loro, e anche questa in pieno lockdown ha permesso appunto di, con gli stadi chiusi, di coinvolgere comunque una fan base importante, quindi anche qui si è una piattaforma che permette di adattarsi anche alle esigenze del momento. Grazie Daria, infatti era proprio questa la mia domanda: come la definite loyalty? Invece hai chiaramente già definito la piattaforma di engagement, quindi di coinvolgimento del fan Juventus nazionale e internazionale. Io sono curiosa di sapere come è andata la performance di questa engagement platform durante il Covid e con gli stadi chiusi. Ci sono stati dei picchi? Allora, è un'attività che ha avuto, devo dire, un engagement abbastanza continuativo. La sfida più importante era ovviamente quella di avere un engagement indipendente dai risultati sportivi, e questo è stato un obiettivo traguardato. Quindi abbiamo avuto l'attività appunto che citavamo prima, Your Icon, che è stata proprio in pieno lockdown, probabilmente essendo un'attività OGC ha avuto sicuramente un picco di caricamenti di questi appunto loghi rivisitati da bambini e non solo, quindi 4.000 caricamenti in circa 2-3 settimane di attività è veramente tanto, quindi è stato sicuramente un outlier, diciamo, rispetto alle altre attività fatte in passato. Grazie. Invece dalla giuria c'è una domanda di Massimiliano Gusmeo di Una. Sì, piacere innanzitutto. Allora, al di là, una battuta, ho visto nel video Top Italian Team, quindi un punto in meno. Questa è una battuta. È interessante. Sapevamo di essere a rischio con questo progetto. No, ma assolutamente. È interessante il tema di un progetto internazionale, per cui io sono curioso di capire come l'avete sviluppato dal punto di vista di comunicazione, quindi... Come dire, finché rimarriamo nel territorio italiano è limitato, ma a comunicarlo a livello internazionale come avete fatto? Quali sono stati i driver? Grazie. Allora, sicuramente la fortuna di avere appunto un brand come Juventus e quindi la possibilità di avere dei touch point, quindi anche digitali, che hanno già un audience di fatto internazionale, ci ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. In particolare, io lascio poi la parola anche a Giada, se vuole aggiungere qualcosa, il nostro direttore creativo. La piattaforma è multilingua, quindi soprattutto nella prima parte abbiamo visto che funzionava molto bene lo spagnolo, quindi per attivare anche un pubblico
appunto latinoamericano che aveva una necessità specifica. E in generale devo dire che abbiamo anche utilizzato in maniera un po' furba i vari giocatori, quindi ad esempio con l'arrivo del giocatore americano abbiamo utilizzato ovviamente lui per poter spingere su quella community, e direi questo. Poi se vuole aggiungere qualcosa Giada la sì, lascio. Sì, confermo, la comunicazione è stata abbastanza guidata anche un po' da calciatori che potessero avere una certa presa su alcune campi nello specifico, quindi insomma, strizzando l'occhio e facendo dei contenuti dedicati. Ovviamente il grande vantaggio del social è quello di poter intercettare un'audience particolarmente ampia e diversificata, semplicemente targettizzando, ed effettivamente ha funzionato, perché per esempio in JOC League una delle delle squadre competitor, dei club, diciamo, di tifosi competitor che si sono piazzati alle prime posizioni era di Hong Kong, quindi a dimostrazione appunto che la comunicazione a livello internazionale decisamente ha funzionato, se la sono giocata veramente bene. Sì, ci sono community ovviamente più o meno attive, l'Italia su tutti era quella più forte, però poi abbiamo visto appunto sia quella latinoamericana che in questo caso specifico quella il fan club di Hong Kong, ci sono state appunto delle momenti, insomma, delle azioni virtuose da altre country, e questo poi è ovviamente un progetto che continua, e quindi sempre di più andremo a lavorare anche su community specifiche. Scusate, io sono un pochino più maleducato di Isabella, ma devo tenere i tempi, quindi mi permetto di entrare anche durante il vostro parlato, se no saltano i tempi. Allora, vorremmo, grazie comunque per la vostra presentazione e partecipazione, e presento, devo farlo io perché c'è un evidente conflitto di interessi, perché l'ultima campagna, in ordine ovviamente d'apparizione ma non di merito, è quella che riguarda proprio Wind 3, con il progetto, nuovo programma Wind Day, iscritto da Giacala per il cliente ovviamente Wind 3. Ciao Aurora, tanti auguri di buon compleanno. Ciao Riccardo, tanti tanti auguri di buon compleanno. Bene, abbiamo in collegamento Marco Polo, Head of Digital Communication di Giacala, che in virtù del suo cognome ci farà viaggiare attraverso questa campagna. Chissà quanti te l'avranno fatta questa battuta. No, specifico nome e cognome insieme, perché assolutamente esatto. Il trade union che è significativo, che fa ricordare fortemente il mio nome. Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Velocemente, come nasce l'esigenza di sviluppare con Wind 3 un programma che vada oltre al classico programma di loyalty? Nasce da voler offrire qualcosa di più agli utenti, offrire qualcosa che crei coinvolgimento, crei engagement, e come ci dice lo stesso Fiorello nell'ultimo spot uscito a inizio maggio, abbiamo deciso di farne un'altra, Wind 3 ha deciso di farne un'altra, e con questo programma abbiamo cercato di fare sempre qualcosa in più. Lo scopo qual è? Principalmente rendere l'esperienza dell'utente un'esperienza straordinaria, ovviamente come? Cercando di offrire sempre qualcosa di nuovo tutti i giorni della settimana. Quindi in sostanza come funziona il programma? Il programma vuole stupire l'utente ogni volta che si collega all'app di Wind 3, all'interno della quale siamo integrati,
Nel programma ogni giorno c'è sempre un contenuto diverso. Si parte lunedì. Lunedì, come sappiamo tutti, è il classico giorno un po' più triste, un po' più duro da affrontare, e invece vogliamo dare anche a livello emozionale un boost in più ai clienti Win3, offrendogli un regalo. Sempre ogni lunedì c'è lì che aspetta un regalo, c'è un regalo in attesa di essere scoperto, con una piccola gesta, una piccola interaction gamificata che rende anche più divertente il richiedere il regalo a disposizione. Il martedì invece abbiamo il quiz musicale, dove stimoliamo la voglia di cantare sotto la doccia degli utenti, che con un quiz molto semplice e divertente possono vincere ricariche. Quiz che hanno anche giovedì e la domenica, allo scopo ovviamente con un'interaction leggermente diversa basata sulla cultura generale. Il mercoledì invece gli utenti possono vincere dei premi di altissimo valore, come ad esempio una Jeep Renegade. Da altre parti non si vincono più questi premi, una volta si vincevano, adesso siamo uno dei pochi programmi che offre questi tipologi di premi, mentre invece nel weekend, dal venerdì alla domenica, è sempre disponibile un film grazie a Cili da poter guardare a casa. Ovviamente il tema pandemia ha spostato l'asse di interesse dal cinema fisico al cinema digitale. In più, eventi speciali come la possibilità di vincere la partecipazione al concerto digitale di Negramaro e un meet and greet con loro, o come ricevere gli auguri personalizzati da Fiorello e Rovazzi in occasione del compleanno di Win3. Grazie Marco, abbiamo una domanda da parte impegnativa, perché arriva da parte del presidente dell'Art Directors Club, Vicky Gitto. A te la parola, Vicky, benvenuto. Sì, buongiorno, mi sentite prima di tutto? Forte e chiaro, vai. Perfetto. Allora, io ho una domanda, perché mi ha colpito un dato, che sono alla fine della case 3 milioni di partecipanti, 20 milioni di premi. Sarei aspettato il contrario. Però dico, non sono un tecnico di loyalty. Volevo capire, questa cosa mi fa capire che è una case incentrata sul fatto che viene data una grande quantità di rewarding, quindi la community si attiva. Ma volevo capire, una strategia, un filo più a lungo termine, a prescindere dai premi che vengono date, quanti di questi 3 milioni di partecipanti poi rimangono legati realmente alla marca? Allora, 3 milioni è indicativamente la media degli utenti che rimangono agganciati al programma durante l'anno. Come hai visto l'ultima slide, il numero di iscritti è 6 milioni. 3 milioni è la media dei partecipanti che hanno partecipato attivamente, quindi partecipando anche più di una volta alle attività. Il numero di premi è ovviamente molto alto, perché abbiamo tante attività. Ogni giorno c'è un premio diverso per l'utente, che vanno da ovviamente sconti, vantaggi, ma anche premi fisici come quelli del concorso di D, ma come anche ricariche che si possono vincere durante i quiz del martedì, del giovedì e della domenica. A livello strategico, sicuramente la componente premiale è un asset importante che lavora sull'ambito un po' più razionale: ottengo qualcosa per partecipare, ma ovviamente tutto il contesto di comunicazione, di engagement, di interaction all'interno dell'app ci permette di valorizzare anche l'aspetto emozionale, stimolando la partecipazione dell'utente non solo perché vince un premio, ma anche perché fa qualcosa di divertente, come ad esempio i quiz. Poi ovviamente negli anni andiamo sempre a proporre nuove attività per rinnovare la proposta all'utente e coinvolgerlo ancora di più. Vorrei fare io una domanda, Marco: qual è stata la giornata più partecipata e quale l'attività che ha riscontrato il maggiore successo in questa iniziativa? Allora, diciamo che da quando abbiamo lanciato i quiz hanno avuto sicuramente un picco molto alto di partecipazione, di certo la possibilità di vincere premi molto importanti, come ad esempio la Jeep Renegade citata, ha sicuramente stimolato la partecipazione. Però anche il premio certo del lunedì ha una media di partecipanti sempre molto alta. Bene, se non ci sono ulteriori domande, concluderei questa prima tornata. Allora, prima di passare alle presentazioni dei progetti degli NC Awards, chiedo ai giurati di votare le campagne che abbiamo appena visionato. Questo avverrà in diretta, cioè nel senso che il pubblico collegato da casa può assistere a questa fase di votazione, però in merito alla quale chiederei ai giurati di non commentare al momento le campagne, cosa che avverrà a porte chiuse
alla fine di questa mattinata. E quindi procediamo alla votazione stessa, per la quale inviterei Roberto Rosati di TMP Group a darci le indicazioni necessarie. Prego Roberto, prendi pure il mio posto. Buongiorno, buongiorno, grazie mille a tutti. Brevemente, per quello che riguarda la votazione sulla scheda web che hanno ricevuto i membri di giuria, troveranno il bottone vota A. Cliccando dovranno inserire il codice che gli è stato univoco, che gli è stato inviato, e dopodiché dovranno indicare per ogni campagna che è stata appena presentata dalle varie agenzie un voto da 1 a 9. Bisogna compilarle tutte e 6 e poi cliccare invia votazione, al termine del quale il sistemone, come mi piace chiamarlo, riceverà tutti i voti. Direi di aver detto tutto, quindi grazie, vi Roberto. Lascio i vostri compiti. Grazie Roberto. Allora, ricordo ancora una volta che state votando per il podio assoluto del Brand Loyalty Grand Prix e, come ha detto Roberto, dovete esprimere un voto obbligatorio da 1 a 9. E dalla votazione dei singoli progetti saranno esclusi solo i giurati la cui azienda è concorrente diretto del candidato. Quindi iniziamo con la votazione del primo progetto. Il titolo è il concorso che sa già come va a finire, concorrente Advice Group per il cliente Gruppo Bauli, e in questo caso non vota Raselli, appunto, di Bauli. Allora, la votazione è aperta, vi do qualche secondo per compiere il vostro voto. Bene, dovrebbe esserci. Se qualcuno non ha votato lo dica, altrimenti passiamo alla campagna successiva, che è Greeners, sempre iscritto da Advice Group per il cliente Sorgenia, e in questo caso non vota Miriam Frigerio di Sorgenia, appunto. Ancora qualche secondo. Passiamo alla campagna Coccole Pampers, iscritta da Che ti do per Fater Group. Qui tutti possono votare. Bene. Andiamo invece al progetto Piacere Lavazza, iscritto da Che ti do, ovviamente per Lavazza. In questo caso non vota Maddalena Lembo di Lavazza. Siamo giunti quindi alla quinta campagna presentata, My Game Room di QMI per Juventus Football Club, e qui potete votare tutti. Ancora qualche secondo. E chiudiamo con il nuovo programma Win Day, iscritto da Giacala per Win 3, e ovviamente non vota il presidente Isabella Matera di Win 3. Bene, abbiamo reso partecipi anche i collegati da casa dei nostri meccanismi di votazione all'insegna della massima trasparenza. Vedremo appunto a fine mattinata i risultati della votazione, che verrà discussa ovviamente a porte chiuse. Adesso, mentre la regia elabora il ranking del Brand Loyalty, riprendiamo i lavori con le presentazioni degli NC Awards. Il premio che, come abbiamo detto in apertura, prego Isabella, accomodati pure, ha raggiunto, ha tagliato il traguardo prestigioso della 15ª edizione, raccogliendo 34 campagne olistiche, delle quali 26 sono entrate shortlist, segno che il livello era molto alto. Ricordo ai giurati che ciascuna campagna concorre sia per il Grand Prix che per i singoli podi di categoria merceologica. Quindi ogni progetto dovrà essere valutato con un unico voto da 1 a 9, e inoltre, se lo ritenete meritevole di concorrere al Grand Prix, potete segnalarlo fleggando l'apposita casella. Quindi, giurati, appuntatevi voti e preferenze sul tabellino. Isabella, vogliamo anche in questo caso ripercorrere e ricordare i criteri di valutazione degli NC Awards, fermo restando quello che ti ho detto in apertura, non me lo dimentico: non c'è creatività senza dati e non ci sono dati senza creatività. Infatti i criteri si ispirano perfettamente a questa regola.
Insight e Consumer Engagement, Media Strategy, Execution e Risultati. Results. Allora, il tuo commento l'avevi già fatto in apertura sul il valore delle campagne presentate. Possiamo iniziare con la prima categoria, alimentari, dolciumi e merendine. La campagna in oggetto è Ti Amo Italia. Il concorrente, l'agenzia che ha scritto la campagna, sono in abbinata Ogilvy e Caffeina, per il cliente Nutella Ferrero, ovviamente. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Io amo tantissimo l'Italia, sono ormai... Che belle immagini, veramente ci vengono... Ci viene voglia di viaggiare, no? Attraverso le bellezze del nostro paese, ma a parte questo, avete 2 minuti di tempo a disposizione per raccontarci meglio questa campagna. Abbiamo collegati la Vigna Francia, Creative Director di Ogilvy, e Domenico Manno, Executive Creative Director di Caffeina. A voi la parola. Salve a tutti. La campagna ci ha visto, come vedete, uniti in un momento critico, uniti in tutti i sensi, perché è stata la prima campagna affrontata durante la pandemia e ha unito gli italiani così come ha unito noi in questo momento che vi stiamo raccontando il progetto. È stato un progetto che ha visto coinvolto in realtà tanti partner, tra cui anche l'Enit, su cui abbiamo fatto sì che l'idea creativa potesse proseguire la strategia di un brand così forte come Nutella, che da tempo investe sul suo posizionamento e che anche in un momento come questo ha fatto sì che potesse essere ancora più forte. Il lavoro ci ha visto un po', ecco, proiettare gli italiani fuori di casa in un momento critico. È stato complicato perché l'abbiamo affrontato proprio a marzo, ricordo che era marzo il momento clou, dove, diciamo, ci si chiedeva un po' quali potessero essere gli avanzamenti di questo periodo. Lavinia, ora vi racconto qualcosa in più riguardo l'experience. Sì, se guardi bene, ogni cosa è straordinaria, è la line che apre al progetto, ma apre proprio a tutta l'esperienza che abbiamo voluto regalare a tutti gli italiani attraverso questa collezione. Una collezione che porta effettivamente a scoprire e riscoprire la bellezza di tutto ciò che ci circonda, attraverso una serie di esperienze che partono dal vasetto e grazie al QR code portavano le persone a fare davvero esperienza dei luoghi collegati al protagonista del vasetto. Oltre a questa esperienza 360 che potevano vivere scoprendo tante cose sull'Italia, poi potevano partecipare a un quiz per andare effettivamente ad apprezzare tutto ciò che ci circonda. Quindi una operazione che non solo è
legata al purpose della marca, ma anche legata al momento che stavamo vivendo e al riapprezzamento di quello che del mondo in cui viviamo. Grazie Lavinia, avete rispettato benissimo i tempi. Abbiamo già una domanda da parte di Giulia Staffieri di Media Market Saturn Retail Group, meglio nota come Media World, se posso sintetizzare. Giulia, a te la parola e benvenuta. Sì, buongiorno. Intanto complimenti. Una curiosità più sull'execution. Volevo capire, visto che nei dati riportate più di 4.000 interazioni degli utenti, quindi i contenuti generati da loro, come avete fatto a selezionarli e a valutarli, nel valorizzarli al massimo? In verità, la collezione di vasetti è stata fatta in collaborazione con Nutella ed Enit, selezionando quelli che potessero essere delle bellezze italiane da riscoprire e valorizzare. I contenuti degli utenti invece sono stati generati spontaneamente, nel senso che nel momento in cui è uscita la campagna un sacco di utenti hanno voluto proporre nuovi soggetti, hanno voluto divertirsi a creare la loro versione del vasetto che avrebbero voluto vedere, e quindi sono stati semplicemente un regalo che hanno fatto all'engagement di tutta la campagna. Abbiamo una domanda anche da parte di Enrica Sereni di Danone. Prego Enrica, domanda sintetica. Sì, volevo sapere se al netto dei risultati dell'esperienza avete anche risultati di business, e se sì, se potete condividerli. Ci piacerebbe condividerli, ma per policy del cliente non c'è questa possibilità. Sicuramente l'impatto è stato positivo rispetto a quella che è stata l'operazione, questo mi sento di poterlo dire. Sì, per policy molti clienti non consentono di diffondere dati relativi al mercato, vendite, quello che è. E Ferrero in questo ricordo essere molto rigido. Allora, se non ci sono altre domande in merito a questa campagna, passerei alla prossima, Isa. A te l'onore. Benissimo. Di introdurla. Passiamo alla campagna successiva. Che tubo facciamo? Il concorrente è All Communication, part of Uniting Group. E il cliente è Pringles. Ciao! Questa è Casa Giacal, io sono Fabio. Claudia. Ciro. Oggi volevamo parlarvi della nostra collaborazione con Pringles, che è nata in un periodo pieno di imprevedibilità. Beh, un po' particolare. Cioè un 2020 che insomma un po' particolare, sì. Non sapevamo come sarebbe andata, non sapevamo come sarebbe andata l'estate. Io per esempio non sapevo se potevo andare a Capri con il mio yacht. Ma perché ti no yacht? No, non lo tengo. Non lo fa perdere tempo. No, però comunque, se avessi avuto un anno dove non sapevamo che cosa fare, uno si svegliava un attimo e diceva: oggi che cazzo. Fabio! No, che tubo facciamo? Quindi Ciro, com'è andata? Non spoilerare, vediamo. Dai ragazzi, ci alziamo al mio 3. 1, 2, 3. Ma secondo voi gira più velocemente un uovo sodo o un uovo crudo? Fabi, ma noi che ce n'è un po' poco dopo di ora. Sodo! 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 Cioè, il dato importante che va a rilevare, vediamo. Non lo so.
Bene, abbiamo collegato all'agenzia. Prego. Totò Livecchi, Creative Director di All Communication, e Luca Colombi, Client Director di Uniting Group. Due minuti a vostra disposizione. Buongiorno a tutti. Allora, come avete sentito dai The Jackal, il brief era molto sfidante perché ci chiedevano di coinvolgere e far divertire i nostri consumatori nell'estate meno coinvolgente e divertente, diciamo, degli ultimi anni. Però abbiamo accettato la sfida e siamo proprio partiti da un insight che ci è arrivato dal momento storico, quindi dal fatto che c'era tanta gente a casa, tanta gente che si chiedeva quotidianamente: oh, ma che tubo facciamo? E quindi siamo partiti da questo, perché sicuramente quando ti poni queste domande qui e quando sei pronto a fare tutto, che effettivamente poi vengono fuori le cose più divertenti, le cose più coinvolgenti. Quindi, partendo da questo insight, appunto, l'idea è stata quella di suggerire quasi ai nostri consumatori che tubo fare grazie a Pringles. E quindi abbiamo lanciato la nostra iniziativa con un branded content con i The Jackal, però poi abbiamo utilizzato i The Jackal anche, diciamo, in un modo non consono, cioè non, dove loro solitamente non fanno, perché comunque li abbiamo coinvolti anche su TikTok, questo perché abbiamo avuto l'estate scorsa il problema di Facebook, non so se vi ricordate, con gli ADV di Facebook, per cui Kellogg's era un'altra delle aziende che non investiva su Facebook, quindi abbiamo dovuto virare tutto su TikTok, mettere in piedi una challenge con i The Jackal su TikTok, che è andata molto bene, abbiamo fatto è andata molto bene coinvolgendo il nostro target, e i The Jackal lì davano appunto queste tips su come divertirsi con il tubo Pringles. La challenge ha avuto molto successo, poi abbiamo preso le stesse challenge, gli stessi giochi che abbiamo lanciato su TikTok e li abbiamo portati sul field, quindi nell'estate, insomma, più contingentata di sempre, siamo riusciti anche a fare attività sul field, ovviamente in sicurezza, in cui i ragazzi che già avevano visto sul digital il nostro brand content, poi hanno potuto, come si dice, fare fisicamente le stesse attività. Poi da lì invece abbiamo anche, attivato un aperitivo su Wine Livery, e quindi con l'aperitivo e con Pringles davamo anche la possibilità di continuare il che tubo facciamo, quindi divertirsi grazie a Pringles. Quindi siamo riusciti a collegare tutti i media che abbiamo attivato. Grazie. Quindi, passiamo subito alla domanda di Lucio Attina di Alitalia. Mille Miglia, Loyalty. Ciao, complimenti, è molto ingaggiante. Ho trovato anche interessante la definizione del target come social explorer. Ora avevo due domande. Uno, come avete conciliato social inteso come socievole, immagino, non necessariamente come social media. Quindi come avete conciliato la scelta del target con la scelta del canale, e se ci sono code della campagna ancora oggi. Grazie. Tetiche, per favore, perché siamo un po' in ritardo. Prego. Sì, la scelta del canale con la scelta del social, comunque TikTok secondo noi è molto trasversale, cioè è vero che il percepito è che abbia un target molto basso, però in realtà abbiamo visto che il target e chi seguiva i The Jackal era comunque rientrava nel nostro target, quindi abbiamo deciso di pianificare su TikTok anche per avere le view e quindi per colpire il maggior numero di consumatori Pringles. E oggi non so se c'è ancora coda, forse un qualcosa ancora su Wine Livery, ma sì, non... ci sarà questa estate un'altra coda dell'attività legata sempre al momento di consumo dell'aperitivo, che però ancora non possiamo annunciare, ma la vedrete presto sulle spiagge, possiamo dire così. Altra domanda da Laura Schiatti di Ikea. Veloce, parzialmente ha già risposto, perché mi ero molto stupita del fatto che da Facebook fossero passati a TikTok, che sono due social completamente diversi, quindi mi domandavo qual è il target, perché poi ho visto che anche sulle spiagge era comunque fatto da gente giovane, quindi Facebook TikTok mi ha lasciato un attimo perplessa, devo dirvi la verità.
No, ma in realtà abbiamo visto che comunque è molto trasversale su TikTok il target. Non abbiamo avuto una partecipazione di quindicenni, quattordicenni, ma in realtà forse proprio perché abbiamo utilizzato i The Jackal, che non sono nativi di TikTok, quindi magari forse hanno un target più alto, siamo riusciti comunque ad arrivare al nostro target senza avere poi uno squilibrio su... su ragazzi un po' più giovani, che non era insomma quello che ci interessava direttamente. Il passaggio da Facebook a TikTok è stato un po' una necessità, visto il blocco degli ADB su Facebook che c'era. Esatto. Allora, se non ci sono altre domande... Io volevo sapere invece come ha funzionato la partnership con Wine Livery e che tipo di boost ha dato alla campagna, per entrambi i brand ovviamente. Sì, allora ha funzionato molto bene. Diciamo che Wine Livery l'anno scorso chiaramente ha avuto un aumento delle vendite importante, però era la prima volta che Wine Livery sceglieva di fare una campagna dedicata a un brand su una particolare fascia di consumo, che era quella dell'aperitivo, e quindi probabilmente anche proprio perché era una prima volta che veniva utilizzato una campagna, diciamo, su una fascia di consumo così particolare, ha avuto un ottimo riscontro, tant'è che poi è stata continuata anche con una seconda tranche di attività poi nei mesi successivi. Quindi direi che è stato un canale che abbiamo sfruttato al meglio, che ha dato grandi soddisfazioni anche in termini poi di sell out. Grazie. Bene. Grazie Isabella. Allora prendo io il testimone per ripassarti dopo questa campagna. Stiamo parlando della cospirazione golosa e leggera, iscritta da Connexia, società Benefit, per il cliente ovviamente Motta. In un'epoca in cui si cerca di trovare teorie alternative per dare un senso a tutto ciò che razionalmente non si riesce a comprendere, un complottista trova delle coincidenze tra Bondi Motta e i complotti più attuali, affermando su tutti i canali TV che... Bondi Motta! La colazione golosa e leggera! Continueresti a mangiarla sapendo che ha 5G! E che sia senza dubbio... piatta come la Terra! O impossibile! Come l'uomo sulla Luna, che poi fra 5 ore, Luna. Coincidenze? Quindi palesemente una cospirazione golosa e leggera, ma... non ce lo dicono! Come non ci dicono la verità sui messaggi che sono stati nascosti all'interno di ogni spot TV e condivisi su tutti i canali social di Bondi Motta. In tantissimi hanno aperto gli occhi e trovato altri oscuri messaggi. Il complottista non si ferma e continua a cercare la verità, diffondendo sull'internet altre assurde congetture, sostenute con ironia da moltissimi seguaci convinti, commentate da diversi rettiliani, o perlomeno pensiamo che lo siano, e prese di mira da complottisti indignati. La cospirazione viene ripresa anche dai media, facendo sempre più notizia, ottenendo risultati da non credere in TV e sul digital, e registrando inoltre un forte aumento delle vendite. Cosa accadrà dopo? Non ce lo dicono! Ci colleghiamo col complottista per eccellenza nella comunicazione, Riccardo Catagnano, Creative Director e Head Brand Content di Connexia, società Benefit. A te 2 minuti di tempo per raccontarci questa storia di complotti. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di raccontare questo quarto capitolo della storia di comunicazione del brand Bondi Motta. È stata una campagna nata in un periodo ovviamente abbastanza tormentato per tutti, ovvero il periodo della pandemia, e il nostro compito è stato quantomeno più semplice, perché ci è bastato guardarci intorno e sentire quello che è lo spirito del tempo, ovvero lo zeitgeist, per trarre ispirazione. L'ispirazione era dappertutto, quindi i dati erano abbastanza sconfortanti, oggi sono migliorati i dati pandemici, e c'era gente, il 99% che assolutamente osservava i DPCM, e c'era però una percentuale ridotta di persone che tentavano, non spiegandosi la realtà, a dare delle spiegazioni folli e insensate. Erano i personaggi, erano i complottisti. Quindi abbiamo deciso di trasformare questo complottismo, queste cospirazioni che aleggiavano, in una case di comunicazione, creando il personaggio del complottista. E ci siamo immaginati, tanto siamo diventati esperti di complotti, perché ne abbiamo scandagliati veramente tanti per portarli in scena in TV, ma anche nella campagna digital e social. Come ti dicevamo, ci siamo immaginati tutti questi complotti, e questi sono diventati veramente il centro
centro di una colazione che non è più una colazione, ma diventa una cospirazione golosa e leggera. Il passaggio quindi è stato estremamente facile, i complotti arrivavano uno dopo l'altro, quindi si parlava di terra piatta, di sbarco sulla luna, di 5G, perché in maniera insensata il complottista, vedendo 5G nella frase colazione golosa e leggera, capiva e dava, diciamo così, una giustificazione alla leggerezza e golosità, tentando di trovare questa razione, questo raziocinio folle nel 5G. Quindi campagna, una campagna TV, una campagna social, anche un concorso che ovviamente, come dicevamo prima, è un concorso che, essendo complottista, sai già come va a finire. Quindi la realtà è come ce la raccontano, il buon di Motta è goloso e leggero per tutti, tranne che per chi non vuole credere. Grazie Riccardo, grazie Riccardo. Allora, c'è anche un teaser nel video, perché ho visto che chissà come va a finire, c'era un esclamativo con 2-1 al posto degli esclamativi, quindi siamo curiosissimi di sapere. Ho notato, no? Perché ormai il complotto mi tormenta, quindi cerco anche io degli indizi sulla prossima campagna. Ho visto che i risultati di questa sono veramente eccezionali, tra la copertura del target, che però è un target mainstream, e la reach di digital. Mi chiedevo soltanto come il complottismo si coniuga con un obiettivo di comunicazione di leggerezza, perché insomma sono due argomenti belli bold, pesanti. Bisogna trasformare, diciamo così, un argomento pesante in leggero, perché proprio di leggerezza parliamo con Bondi, ma anche come tono di voce, tono di comunicazione estremamente disruptive, estremamente leggero, è quello di Bondi. Quindi tutto ruota intorno alla follia e alla leggerezza e alla diciamo così ironia dissacrante di un brand che ormai, diciamo così, è diventato un emblema della comunicazione ironica. Bene. Bene, se non ci sono altre domande direi di passare alla campagna successiva. Grazie Riccardo per la tua presentazione e partecipazione. Allora, riprendo... No, questa volta tocca a te. Faccio io? Esattamente. Allora, siamo alla campagna Voiello, che presenta la Scaramantica, il concorrente Living Brands, il cliente è appunto Voiello. Castel dell'Ovo diventa una tavolozza, colori e musica per un'installazione che riempie di luce le notti sul mare di Napoli. Si chiama Scaramantica.
L'opera realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli rientra nel progetto Digital Storytelling Lab, sviluppato dall'Università Sor'Orsola Benincasa e promosso da Voiello, Scaramantica, Castel dell'Ovo, Lungomare di Napoli, fino al 1 gennaio 2021. Siamo collegati con Francesco Antinolfi, presidente e direttore creativo di Living Brands. Due minuti. Grazie, buongiorno a tutti. Avevamo un obiettivo, riuscire a scaldare la relazione, il feeling empatico tra la marca Voiello e la sua città di origine. In un anno difficilissimo e in un momento dell'anno, il Natale, che di solito vede la città di Napoli gioiosamente in piazza, nelle strade, festante. Sapevamo che quest'anno purtroppo, diversamente da tutti gli anni precedenti, la città non avrebbe potuto gioire e festeggiare del Natale in città come sempre, e soprattutto che uno dei riti più amati della città, il Castel dell'Ovo che si illumina dei fuochi d'artificio durante la notte di San Silvestro, appunto quest'anno queste emozioni non sarebbero state vissute dalla città, e quindi abbiamo immaginato con grande coraggio da parte soprattutto dell'azienda di dare vita a questo festival artistico gioioso, benaugurante, scaramantico, per celebrare il Natale e la gioia di ritrovarsi insieme intorno alla tavola da parte di Voiello verso tutta la città. 11 giorni culminati appunto nella notte di San Silvestro, dove con una creatività straordinaria, inedita, realizzata da Franzio Rame, siamo riusciti comunque ad illuminare Castel dell'Ovo con i fuochi d'artificio, ma attraverso appunto una creatività digitale realizzata dall'artista partenopeo. Ma poi ogni sera un programma di creatività e di opere d'arte che hanno dato vita al festival, diverse, tutte raccontate ovviamente costantemente dal field alle property social media di marca, attraverso ovviamente uno storytelling fotografico e video. Una grandissima viralizzazione spontanea nata in città, nonostante, come immaginerete appunto e come vi raccontavo precedentemente, la città non viveva della solita gioia delle centinaia di migliaia di persone che attraversano le sue strade e soprattutto il lungomare stesso. Grazie Francesco, devo dire una scelta coraggiosa in un momento di lockdown in cui insomma eravamo chiusi in casa, a Napoli in particolare una sofferenza immagino, quindi immagino anche che durante i giorni di lockdown, proprio quelli del periodo natalizio, c'è stata più viralità sui social. Sì, assolutamente, una scelta coraggiosissima, fatta, proposta da noi, ma sposata dal cliente. Perché? Perché Castel dell'Ovo è un grande simbolo della città, l'uovo di Virgilio, il mito dell'uovo di Virgilio lo racconta, e noi abbiamo voluto proprio con l'azienda dare un segno fortissimo alla città, un segno di accensione comunque delle luci e della gioia che dà la città da questo schermo, che comunque è visibile da tantissimi angoli della città. Volevamo appunto accenderlo, dargli vita e portare appunto un messaggio di gioiosità, una celebrazione dei miti, delle tradizioni che la città ama, dedicato appunto da Voiello a tutta la città di Napoli. Quindi è stata una scelta molto coraggiosa, che però devo dire ha ripagato enormemente, perché appunto l'immagine di Castel dell'Ovo e le tante immagini emozionanti per il loro portato creativo hanno viralizzato, direi, su quasi tutti
gli smartphone dei napoletani. Grazie. Abbiamo una domanda per te da Tiziana Bernabé di Just Eat Italia. Buongiorno, grazie. Io volevo chiederle se avevate dei KPI di brand, se sì, quali, e eventualmente poi che crescita avete visto in seguito al progetto. Grazie. Ma allora, no, purtroppo non siamo in possesso di KPI di brand, ma questa campagna si è iscritta all'interno di un percorso strategico che il brand sta facendo e che avrete visto, insomma, prendere vita anche nel nuovo copy televisivo, proprio di rivalorizzazione della propria heritage di marca. Quello è uno dei pastifici storici della città, più antichi, e gli obiettivi che noi avevamo erano proprio di equity e di, appunto, legati a riuscire a rinvigorire fortemente il feeling empatico, la preferenza tra la marca e la città di Napoli e i napoletani stessi. Bene, bene, bene. Allora, se non ci sono altre domande, non ce ne sono, mi fanno segno della regia, affrontiamo e valutiamo, vediamo l'ultima campagna in concorso per questa mattinata agli NC Awards, riprenderemo alle 2:30. Si tratta, sempre nella categoria alimentari, dolciumi e merendine, di Godi responsabilmente, scritta da Zocom per Mondelez Fonsis. Fonsis è lo storico snack al formaggio che tutti noi conosciamo non solo per il suo inconfondibile gusto, ma anche per uno dei claim più iconici della pubblicità. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Ha infatti accompagnato il brand e i suoi consumatori per diversi decenni, fino a inizio 2021. All'improvviso, tutti abbiamo dovuto smettere di leccarci le dita, senza sapere quando poter tornare al nostro golosissimo rito. Come continuare a godere con Fonsis, ma in sicurezza? Perché nessuno vuole saperne di rinunciare a Fonsis e al suo gusto irresistibile da assaporare fino in fondo. Nasce così l'esigenza per il brand di adattarsi al contesto del periodo storico e iniziare a godere responsabilmente. Come? Con un'attivazione digital sui canali di brand, rafforzata dal coinvolgimento di influencer e community in target. Una vera e propria sfida per goderci Fonsis senza leccarci le dita. La No Fingers Challenge. E abbiamo scoperto che esistono davvero tanti, tanti modi per mangiare Fonsis. E i risultati? Ancora una volta, gli utenti hanno dimostrato il loro amore per il brand. Abbiamo invitato a rispettare le norme, ma senza rinunciare al tone of voice di Fonsis e rafforzandone la percezione. Gli utenti si sono scatenati condividendo contenuti in linea con la challenge e le vendite hanno visto una crescita del 14,2%. Non sappiamo ancora quando torneremo alla normalità, ma sappiamo che con Fonsis non smetteremo mai di godere. Bene, abbiamo collegati Ludovico Milani, Managing Director, e Massimo Pecchenini, Head of Creative Strategy di Zocom. A voi la parola, 2 minuti per raccontarci meglio questa campagna. Grazie, buongiorno a tutti. È una campagna a cui siamo molto affezionati perché è arrivata in un momento molto molto complicato sia a livello globale che poi anche per quello che era in quel momento lo stato del mondo della comunicazione. Fonsis è un nostro cliente storico e a primavera scorsa ci mette sul piatto l'esigenza di dover comunicare un posizionamento di brand un pochino diverso rispetto a quello che è sempre stato lo storico slogan, quindi se non ti lecchi le dita godi solo a metà, perché in quel momento l'utilizzo delle mani e l'igiene in generale era davvero un problema, un tema che andava tutti i giorni sui giornali. Per cui prendere un brand con uno slogan così storico e riposizionarlo facendo un nuovo racconto con un tone of voice però sempre molto simpatico e accattivante per i suoi clienti è stato veramente un bel progetto, una bella sfida, e in un momento in cui ci sembrava davvero tutto fermo e in cui non vedevamo l'ora di metterci al lavoro per far succedere delle cose
di rilevante e di valore. Adesso Massimo vi racconta un pochino poi il progetto nello specifico. Sì, la cosa che ci è piaciuto di più è che la tanto decantata dialogo biunivocità tra consumatore e brand, che poi nei social trova la sua massima espressione, questa volta ha funzionato davvero, perché tutto non nasce da un brief, ma nasce direttamente dall'insight, un insight che sulla pagina sono stati gli utenti a proporre, cioè, e adesso come ci lecchiamo le dita? E questo ha spostato, quasi decentrato, tutto il classico iter del marketing, facendo sì che non ci fosse un brief, ma ci fosse direttamente un insight, dove i consumatori sono diventati influencer, e tutto questo ha funzionato in maniera vincente. Risponde un po' anche alla domanda se il mass market può fare comunicazione, tra virgolette, sociale. Sì, lo può fare quando il problema è pandemico, quindi il caro vecchio pas-pas-a-pan, e avere anche una sua dimensione sociale. Il nostro, da parte nostra, il grosso del lavoro è stato riportare tutto questo al tone of voice di Fonzies, senza eccedere poi in un momento in cui l'ironia è tollerata ed è sempre il modo per tirarsi fuori un po' dai guai, ma va evidentemente trattato. Grazie. Anche nel rispetto di un periodo storico così. Grazie. Abbiamo una domanda da parte di Miriam Frigerio di Sorgeniat. La parola, Miriam. Ciao, dunque io volevo capire un po' meglio il target, cioè mi sembra di capire che qua si sia partiti dai canali proprietari, quindi a partire da già una customer base consolidata. Mi interessava capire quali erano le caratteristiche anche così anagrafiche, un po' sociodemo del target, e quindi qual è stato anche poi, indipendentemente dai canali proprietari, quali sono stati i canali e i mezzi scelti. Allora, Fonzies ha storicamente, diciamo, un duplice target, è proprio base dei loro brief, perché essendo marchio storico non vuole perdere i vecchi consumatori, che oggi sono padri, madri e RA di chi poi compra i Fonzies ancora per i ragazzini, ma c'è tutto un target, quello della generazione Z, che poi è il core del nostro lavoro di agenzia, che ha preteso a quel punto, uscendo dal canale proprietario, un investimento su influencer a target, diciamo, tardo millennials, e l'inserimento di un altro nostro asset che è House of Talent, dove il target è proprio 12-15 anni, quindi un target difficile da prendere se non messo all'interno di un ecosistema già consolidato. Per questo l'appoggiarsi sugli asset per noi è fondamentale quando lo split del target di età è così evidente. Diciamo che il canale di brand soddisfa più la parte alta del target, tant'è che siamo andati anche su Facebook, e invece tutta la parte di attivazione esterna sulle varie piattaforme, TikTok compreso, andava molto di più verso la generazione Z. Bene, c'è una domanda da parte di Lucio Attinà, all'Italia Loyalty, Mille Miglia. Prego, Lucio. Intanto congratulazioni, secondo me questa è una delle campagne che abbiamo visto, che vedremo, più rotonde in assoluto. La trovo quadrata, solida, responsabile, divertente, ingaggiante. Avevo una domanda un po' cattiva, però con questa premessa me la posso permettere. Le vendite che avete riportato, il 14% su, sono tutte incrementali, oppure una parte si sarebbero comunque avuto, visto che la gente è stata a casa e si è sfondata di aperitivi, merendine varie? Grazie. È una domanda corretta e anche molto furba. La realtà è che non possiamo saperlo. Quello che sappiamo noi è che un brand del genere in quel momento ha avuto due canali, uno in grande sofferenza come quello dell'Oreca e uno invece che è andato benissimo come quello della GDO. Sono state fatte diverse cose con Fonzies l'anno scorso, sia a livello di spot TV, che per esempio non abbiamo seguito noi, sia in termini di attivazione digital. Con noi hanno fatto questa parte e poi abbiamo fatto anche una campagna successiva per la maturità. Il tutto ha contribuito a questo risultato. Noi ci prendiamo il merito della doppia cifra. Esatto, volentieri. Bene.
Se non ci sono altre domande, direi che possiamo, Isabella, chiudere qui la sessione mattutina. È stato un bel viaggio, no? Sì, due ore belle intense. Il nostro sponsor, da National Geographic, molte campagne ci hanno fatto sognare anche un po', ci hanno fatto pensare alle belle cose che ci sono in questo mondo. E voteremo adesso le campagne NC a fine giornata. Quindi questa è una pausa che ci prenderemo a breve e infatti chiedo ai giurati di rimanere collegati per la discussione del Brand Loyalty Grand Prix. Quindi l'appuntamento con il pubblico è alle 14.30 per la ripresa dei lavori e la presentazione delle campagne finaliste agli NC Awards. Quindi con questo vi saluto, vi auguro un buon pranzo, mentre i giurati chiedo di rimanere collegati. Grazie e arrivederci. Grazie. Hating.